cioè di fronte a una sinistra riformista che va troppo a traino della destra e non riesce a cambiare verso rispetto alle politiche di austerità, poi succede che il nuovo bipolarismo, il nuovo perno del centrosinistra non diventa più il partito socialista locale o un partito prettamente riformista, ma i vari movimenti di protesta tipo Syriza, tipo Podemos. Effettivamente io sono dell'idea che in Spagna si tornerà a votare, si tornerà alle urne a breve. Effettivamente un'alleanza popolare PSOE, cioè socialisti, potenzialmente può produrre un Podemos non al 20%, ma al 35-40% come perno di un futuro centrosinistra spagnolo a Madrid, in quel paese. Quindi da questo punto di vista sono senz'altro d'accordo con D'Alema. Sul governo di sinistra portoghese io ho qualche perplessità. Tra l'altro mi permetto di segnalare una piccola nota che D'Alema ben conosce. Il governo portoghese è di fatto sostenuto dal Partito Socialista, da una forza di sinistra un po' più movimentista barra gruppettara come potrebbe essere Syriza in Grecia, e da un altro movimento più di sinistra radicale istituzionale, penso al KKE in Grecia o altre forze di questo tipo. Partito Comunista Portoghese. Partito Comunista, penso abbiano cambiato denominazione, o comunque il cartello elettorale aveva un'altra denominazione, comunque di fatto è Partito Comunista Portoghese. Sì. Giusto ricordare che nella storia del Portogallo il Partito Comunista Portoghese durante la Guerra Fredda ovviamente era il partito dell'Europa comunista, dell'Europa occidentale più legato all'URSS. Questo D'Alema lo sa bene perché ha dovuto fare anche delle file per salutare i dirigenti sovietici al Cremlino, e quindi sa che c'è una gerarchia da questo punto di vista. Di conseguenza il Partito Socialista Portoghese è sempre stato uno dei più feroci partiti socialisti ed anticomunisti dell'Europa occidentale, proprio sapendo che il Partito Comunista Portoghese era molto filosovietico. Giusto ricordare che Mario Soares, a seguito di Tangentopoli, leader storico dei socialisti portoghesi, a seguito di Tangentopoli arrivò addirittura a proporre la candidatura di Bettino Craxi alle elezioni europee nelle liste dei socialisti portoghesi per consentirgli di tornare in Italia e aggirare il problema del suo autoesilio volontario. Il Partito Socialista Portoghese, infine, giusto ricordare, è stato assieme al Partito Socialista Spagnolo uno dei due partiti che votarono contro l'ingresso del PDS all'interno del PSE, del Partito del Socialismo Europeo, in quanto partito post-comunista ed in quanto il Partito Socialista Portoghese aveva questa impostazione molto anticomunista. Quindi non mi sento di non elogiare troppo l'iniziativa politica portoghese, perché mi sa un po' troppo di trasformismo, sinceramente. Però ha ragione sul fatto che se la sinistra riformista va troppo a traino delle politiche dei popolari, è la fine. Infatti il PASOK in Grecia non a caso ormai ha il 5-6%. È positivo il fatto che è uscito stamattina sui giornali il Partito Socialista Portoghese abbia chiesto, seppur timidamente, una verifica alla Commissione Juncker, che sostiene, la Commissione Juncker sostenuta da tre pilastri, popolari, socialisti e liberali, per quanto riguarda le politiche economiche. Cioè il Partito Socialista si deve comunque far sentire, altrimenti sarà in nome di l'integrazione europea, sarà sempre a traino dei popolari e nascerà un sistema in cui ci stanno i popolari a destra, perché tra l'originale e la copia è sempre meglio originale, e la sinistra movimentista tipo Podemos a sinistra. Quindi bisogna evitare di schiacciare le forze riformiste in mezzo a questi due forni, diciamo così. Bene, mandiamo un live addirittura, quindi una canzone cantata dal vivo da David Bowie, che ha lo stesso titolo di un romanzo di George Orwell. Vediamo se indoviniamo che 1984. Bene. Some day they won't let you. Now
Bene, allora dopo aver ascoltato quest'ultima canzone di David Bowie, 1984, e parliamo di un film di cui avevamo accennato qualche puntata fa in occasione del risultato delle elezioni in Myanmar, vinte appunto da Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace. E in questa occasione appunto Aung San Suu Kyi ha avuto una schiacciante maggioranza che le ha permesso appunto di diventare il punto di riferimento della politica del Myanmar e sperabilmente di avviare quelle riforme che potranno avviare il paese verso un percorso di modernizzazione e democratizzazione. Visto che abbiamo parlato di Checco Zalone, di Quo Vado, però dal punto di vista così forse del fenomeno di costume, parliamo invece di un film appunto che parla della vita di Aung San Suu Kyi. Intanto una nota curiosa: tra i produttori di questo film c'è l'attrice stessa Michelle Yeoh e il suo compagno, che ha una figura piuttosto nota in Italia, essendo stato insomma il responsabile della Ferrari. E appunto quando ho visto il suo nome mi sono un attimo stupito e poi appunto ho avuto modo di leggere un po' dei gossip dal momento che appunto era insomma è il compagno di Michelle Yeoh, che è questa attrice nota al grande pubblico più per il ruolo che ha avuto in un film di James Bond di qualche tempo fa. Allora, il film racconta la vita di Aung San Suu Kyi partendo dall'episodio che ha caratterizzato la sua vita e la sua infanzia, cioè l'assassinio del padre, che era un eroe nazionale, e poi insomma, partendo da quella tragedia della sua infanzia e va negli anni più recenti, in quel periodo appunto in cui la sua vita familiare viene insomma, di madre di famiglia e moglie di uno studioso della cultura del sud-est asiatico, residente nel Regno Unito, e richiamata nella sua patria d'origine per delle vicende familiari dalle quali che la richiameranno in Myanmar e che in un certo senso la costringeranno a rimanere lì per un tempo molto più lungo di quello inizialmente previsto. Infatti gli eventi politici che maturano nel paese poi la costringeranno a rimanere lì per un tempo indefinito, visto che non potrà più lasciare il paese pena l'impossibilità di poterci ritornare. L'interpretazione di Michelle Yeoh è insomma sicuramente militante, nel senso che insomma, cerca di raffigurare la vita di Aung San Suu Kyi dal punto di vista del conflitto tra il dovere politico e sociale di aiutare il proprio paese di origine e il desiderio di insomma, avere una vita normale e ritornare all'affetto dei cari, tra cui anche il marito che morirà separato da lei. E poi gli sviluppi, appunto il filo che nonostante la distanza continua a legare il marito di Aung San Suu Kyi,
e le sue iniziative che poi la porteranno a essere nominata al premio Nobel e poi a vincere il premio Nobel stesso. È un film interessante sicuramente perché insomma racconta una vita interessante e di un paese insomma non molto noto ai più, insomma se è vero appunto che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, insomma speriamo che il silenzio appunto che adesso c'è un po' sulle trasformazioni che sono attualmente in corso nel Myanmar siano di buon auspicio e appunto speriamo appunto che e il paese venga più conosciuto per altri motivi che non quelli che hanno portato alla fama Aung San Suu Kyi, cioè la repressione del dissenso politico nel Myanmar. E appunto, come dicevo, c'è un qualche cosa di conosciuto nella produzione, visto che appunto, come accennato, diciamo, Todd, il patron della Ferrari, risulta essere uno dei produttori di questo film, The Lady. E quindi, vabbè, un film di qualche anno fa, però insomma, sicuramente è un qualche cosa che ci aiuta a capire di più su questo paese per molti versi misterioso, per aver passato tanto tempo dietro l'insondabile muro creato dalla giunta militare che per tanto tempo ha governato questo paese. Quindi diciamo una occasione insomma per vedere un film godibile e capire appunto qualche cosa di più della storia del sud-est asiatico. Bene, grazie Marco. Adesso mandiamo l'ultima canzone salutando gli ascoltatori. Anche questa è stata una lunga, speriamo però interessante, puntata. E chiudiamo con.